Grazie Presidente, grazie signor Sindaco. Cercherò di riuscire a prendere in considerazione tutti gli elementi presi in causa da questa interrogazione. Colgo benissimo il punto in cui si dice che è necessario sviluppare un'immagine della nostra città a livello internazionale. Per professione io faccio questo, vado in giro per il mondo, nelle fiere, e vedo come ormai il legame prodotto, legato al territorio, sia un messaggio vincente che tanti territori stanno cercando di sviluppare. E quindi ben vengo qualsiasi prodotto, dal punto di vista dell'immagine, che sia audiovisivo, che sia a livello di comunicazione virtuale, va benissimo qualsiasi tipo di promozione del territorio. Perché appunto è importante far vedere che la nostra città ha un determinato tipo di immagine, e non è soltanto come è stato citato prima, ancora troppo eventi spiacevoli come quelli di cui abbiamo appena parlato, ma una città, un territorio ricco di persone, di aziende, di contatti, di un tessuto sociale, economico, capace di sprigionare energie in grado di farsi valere sul territorio. Però, signor Sindaco, quando io ho letto il comunicato stampa rilasciato dall'amministrazione comunale, vedo che per questo motivo, dice il Sindaco, ho posto la proposta della CAE, una proposta che è costata 40.000 euro, IVA inclusa, continua il Massimo Boni della CAE, sarà distribuito in italiano, in inglese, spagnolo e tedesco, e la nostra società si è compiuta una spesa importante. Andando a leggere la delibera si dice che è stato dato un contributo straordinario di 40.000 euro. Ecco, contributo straordinario è una parola che significa qualcosa. Però allora bisognerà rivedere la delibera. Perché se sulla delibera si scrive qualcosa, le parole contano. E il contributo si dà ad un'associazione che non ha scopo, un attimo di lucro, e che comunque opera territorio non continuativo da meno di 2 anni. E ripeto, signor Sindaco, non è assolutamente niente contro il video, che peraltro è veramente bello, fatto bene, ma è proprio per cercare di capire come è stata gestita questa cosa, perché sono sicuro che questo video valga quella cifra richiesta. Probabilmente qualche dubbio viene dal fatto che sono state rilasciate ulteriori 15.000 euro, 14.000 euro o qualcosa di simile per le versioni in lingua, quando il precedente era già stato detto che sarebbero state fatte le versioni in lingua. Comunque, vabbè, tralasciamo. Però se nella delibera si dice un contributo straordinario di 40.000 euro, allora andando a vedere chi è questa ditta, che per carità sarà composta da persone che da tempo operano in quell'attività economica e hanno dimostrato la loro competenza, la loro capacità, questa ditta, andando a fare una misura camerale, risulta operare sul territorio, questa società SRL, quindi avente scopo di lucro, risulta operare sul territorio dal 2007. Allora dico, questa società, avendo scopo di lucro, riceve un contributo di 40.000 euro per un progetto validissimo, allora forse bisogna rivedere la delibera, perché se è stato sbagliato il termine, io che sono capocciolo, non ho mai capito niente di diritto pubblico, infatti ho dovuto fare 6 volte prima di riuscire a passare l'esame, allora mi hanno sempre insegnato che allora non avevo nessun significato. E quando vedo un atto firmato dal segretario generale, e adesso mi viene a dire che stanno facendo meglio, che stanno sbagliando il termine, confido che si riesca a fare le cose in modo corretto per far sì che questi video, questo tipo di iniziative volte a far conoscere il territorio cordenonese in tutto l'ambito internazionale, per quanto riguarda le beni internazionali, il commercio o cooperazione territoriale, vengono fatti in modo adeguato. Quindi ben venga il video, però vediamo di fare le cose.